I giovani ospiti dell'ospedale Pausilipon si apprestano a vivere un'estate speciale grazie al Summer Village organizzato dall'associazione Carmine Gallo. Per il terzo anno consecutivo, da luglio a settembre, durante le ore pomeridiane, attività, laboratori e soprattutto tanta compagnia saranno protagonisti del reparto oncologico dell'ospedale pediatrico, confermato il supporto della società PPG. Ascoltiamo Antonella Spina dell'associazione Carmine Gallo e il presidente Vincenzo Gallo. L'aspettativa più grande è quella di rendere un'estate più vicina a quella che è la fantasia di un bambino, cioè l'estate è la spensieratezza e l'attività. Questi bimbi che hanno imparato a usare molto le mani, che sostituiscono i piedi, che sostituiscono il movimento del corpo, si muoveranno per fare laboratori di fantasia, per far muovere, diciamo, ancora la mente in un progetto che è programmato, è futuro, è il domani, è l'appuntamento. I nostri obiettivi principali sono la cura e la guarigione, tutto quello che riguarda poi l'assistenza legata al bambino e alla sua famiglia. Tra i vari progetti, la costruzione della camera sterile, il primo criocongelatore, di recente abbiamo aperto la casa di Alice, che ospita in maniera gratuita i bambini che vengono da lontano. Un lieto lavoro svolto di comune accordo con il personale ospedaliero, teso soprattutto ad instaurare relazioni per i giovanissimi, come spiega Flavia Camera, dirigente del servizio psicologico del Dipartimento di Oncologia del Pausilipon, e la psicologa Alessia Musto. Noi offriamo a loro questi spazi che sono di gioco, intendendo gioco non come un'attività ludica fine a se stessa, ma come un momento di crescita, perché il gioco di fatto non è soltanto divertimento, ma è sicuramente un momento in cui i bambini acquisiscono competenze e diventano grandi attraverso quello che il gioco offre loro. Fare delle attività durante tutti i pomeriggi dell'estate per riempire le giornate dei nostri piccoli pazienti, delle mamme, cercando ovviamente di essere sempre vicini, no, a quelle che sono le loro esigenze e ricreare anche un ambiente un po' più estivo per quello che è possibile. Tra i tanti a dare una mano, il piccolo Pietro, che ci racconta il suo impegno. Ho aiutato le mie amiche a fare la tavola, cioè che abbiamo fatto praticamente, allora, delle bottiglie di spray che sono di colore giallo, blu e verde, sembra. E così abbiamo preso i disegni per fare lo spray e così sono, quando li abbiamo tolti, per farli l'abbiamo visti e sono belli. Poi in pacchetta di regalo per la nostra amica Nunzia abbiamo messo bigliettini che ho fatto io.